studio sono sempre Victor Laszlo 88 e vi informo che questa settimana sul canale non ci sarà alcun movie vlog. Lo so, a questa notizia molti staranno pensando: no! Oh mio Dio, no! Perché? Non era mai successo, oh mio Dio! Oppure, molto più verosimilmente, altri staranno pensando: e sti cazzi? Solitamente cerco sempre di caricare almeno un movie vlog, cioè una recensione classica, alla settimana qui sul canale, e capita che a volte ne carichi anche più di una. Solo che purtroppo questa settimana non ho visto film che mi sembravano meritevoli di una recensione. Avrei voluto recensire un cartone, ma dovevo riguardarlo per fare un rewatch ed evitare di sparare stronzate abissali. Non ho avuto il tempo, allora piuttosto che fare qualcosa di fretta e ricco di inesattezze, ho preferito evitare e caricare un altro tipo di video, ma recupererò settimana prossima, promesso. Inoltre, al momento non sono molto dell'umore di fare una recensione, preferisco fare un discorso un pochino più ampio su un argomento che trovo abbastanza interessante. Dunque, domani sul canale di Movie Planet troverete caricata la recensione di Fast and Furious 8 e in molti potrebbero chiedersi come mai io non abbia deciso oggi di realizzare il flashback di quello stesso film. È molto semplice in realtà. A me non piace la saga di Fast and Furious, ho sempre detto che avrei preferito evitare di recensirne uno sul mio canale. Per quanto riguarda invece il canale di Movie Planet, la questione è un po' diversa, perché lì i contenuti che porto li decido insieme alla direzione. Ho abbastanza libertà, ma non a livello totale, quindi se mi chiedono cortesemente di parlare di Fast and Furious lo faccio senza alcun problema. Qui invece, dove ho totale libertà di scelta circa i contenuti, preferisco evitare di fare una recensione piuttosto di imbastire un discorso più generale come quello che sto per fare. L'altro giorno sulla mia pagina Facebook infatti constatavo che ci sono molte recensioni abbastanza positive circa la saga di Fast and Furious, che viene spesso osannata, e ho sentito anche parlare di saga cult. E per quanto detesti ammetterlo, effettivamente Fast and Furious è un franchise che con il tempo è stato elevato a cult del suo genere. Chiariamo prima però che cos'è un cult. Un film o una saga possono diventare cult quando perdurano nel tempo, quando diventano riconoscibili anche solo nel loro ambito, quando vengono citati continuamente, quando riescono ad influenzare con il loro stile inconfondibile produzioni successive simili. Ecco, in questo senso Fast and Furious effettivamente si può considerare cult. Non avete idea di quante persone attendano ogni nuovo capitolo con grande fibrillazione e ritengono Fast and Furious una saga semplicemente fenomenale. Ma per quale motivo Fast and Furious è diventata effettivamente una saga cult, malgrado sia una stronzata clamorosa? Perché che piaccia o meno, che diverto oppure no, bisogna ammettere che stiamo parlando di film di intrattenimento di largo consumo che intrinsecamente sono delle stronzate. Inizialmente i Fast and Furious erano semplicemente film sulle corse in auto. Tamarri, con interpretazioni spesso discutibili e sceneggiature che oltre al rombo dei motori avevano dei timidi plot twist, ma niente di più. Poi la saga improvvisamente ha raggiunto un punto di svolta. Infatti Justin Lin, il regista che ha diretto i capitoli della saga dal terzo al sesto, a partire dal quarto ha deciso di cercare di cambiare l'impianto della saga. Quindi dal quarto capitolo in poi, ovvero Fast and Furious sono parti originali, la saga non è più basata solo sulle corse in auto, ma diventa una vera e propria saga action. Ma non stiamo parlando di normali film action, no, perché nei Fast and Furious l'azione ha sì un ruolo predominante, ma è esagerata, campanilistica, e i personaggi, nonostante non abbiano superpoteri, fanno cose che solo dei supereroi del cazzo saprebbero fare. Si buttano dagli aerei con auto provviste di paracadute, fanno incidenti mortali che dovrebbero essere letali senza farsi un graffio, attraversano muri di fuoco senza riportare la minima conseguenza, oppure quando fanno a botte scaraventano in aria gli avversari come se avessero la superforza. E il pubblico non solo accetta tutto questo, ma si diverte anche un mondo, intasando le sale ogni volta che esce un nuovo capitolo di questa saga. Come mai la saga di Fast and Furious è effettivamente diventata un cult per accogliere successo e importanza nel suo genere? Ora, io in questi giorni mi sono lambiccato il cervello per cercare di capire effettivamente come sia possibile una cosa simile. E alla fine, dopo una serie di lunghissime peregrinazioni mentali, credo di avere la risposta. Innanzitutto, Fast and Furious piace così tanto al pubblico perché è una saga senza pretese. Vuole solo divertire lo spettatore, ormai i produttori hanno capito che il pubblico si aspetta l'esagerazione più tamarra possibile
e gliela danno, con successo anche. Ma cosa ancora più importante, sono stati molto bravi nel corso degli anni a rendere Fast and Furious una saga estremamente compatta nei vari capitoli. Ogni episodio è infatti strettamente collegato agli altri, ci sono sempre un sacco di citazioni e rimande ai capitoli precedenti, ma cosa molto importante, ogni volta aggiungono uno o più personaggi nuovi che mantengono nei capitoli successivi, andando ad allargare la cosmologia di Fast and Furious. E sì, che vi piaccia o no, si può parlare effettivamente di cosmologia. Arrivati ormai all'ottavo capitolo, dopo più di 15 anni di attività, la famiglia di Dominic Toretto è diventata molto numerosa e popolata anche da attori di un certo peso, come ad esempio Kurt Russell, Jason Statham, che nell'ambito action ha comunque il suo ruolo, Dwayne The Rock Johnson, che è probabilmente l'unico motivo per cui sono riuscito a sopportare la visione di Fast and Furious 8. E in questo ottavo capitolo la cattiva Cypher è interpretata da Charlize Theron, quindi mica pizza e fichi. E tutti questi personaggi sono ben caratterizzati in modo che il pubblico si affezioni a loro. Sono riusciti insomma a creare nel tempo un microcosmo a cui il pubblico si è attaccato tantissimo, e credo che finché ci saranno ancora persone che andranno in sala a vedere i vari Fast and Furious, continueranno a farli. Ora, uno potrebbe chiedersi, ma che problemi hai con questa saga? Credo sostanzialmente che il mio astio verso i Fast and Furious, a cui darei fuoco con il napalm se potessi, derivi dal fatto che non riesco ad accettare la piega che hanno preso i film action in generale. Ormai bisogna ammetterlo, i film action non sono più quelli con protagonisti Schwarzenegger, Stallone e tutti i vari attori muscolari degli anni 80 e 90, sono cambiati e sono diventati questa roba qui, oppure i cinecomic. E di fatto l'azione che troviamo nei Fast and Furious non è tanto dissimile rispetto a quella che possiamo trovare in un qualunque film della Marvel oppure della DC. Il punto è che lì è un'azione esagerata e contestualizzata, perché si parla di supereroi. In Fast and Furious sono persone tecnicamente normali, per questo risulta essere tutto estremo. Ma dopo 8 film, gli spettatori, che apprezzino meno i Fast and Furious, sanno cosa aspettarsi quando vanno a vedere un capitolo di questa saga, quindi lamentarsene non ha più nemmeno molto senso. È solo che quasi faccio fatica a capire come mai riescono ad andare avanti ancora così tanto incassando queste cifre. Sono comunque cicli. Adesso i Fast and Furious vanno di moda, li guardano in tanti. Tra qualche anno probabilmente non se li cagherà più nessuno. Tutte le cose devono finire, così come accadrà anche cinecomic, sicuramente. Quindi ho voluto fare questo discorso perché mi chiedevo da un po' di tempo come sia possibile che una saga becera, perché di fatto lo è, come Fast and Furious sia diventata un cult. Ed effettivamente è così, non credo sia un'opinione, perché comunque nel suo genere è estremamente riconoscibile, in tanti la amano, incassa un sacco quando esce un nuovo capitolo, di fatto è un fenomeno di culto a suo modo, e quindi la cosa mi ha affascinato al punto che ho pensato di parlarne e creare un'area di discussione nei commenti. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire, che riguarda Vin Diesel. Ma quanto cazzo si è improsciuttito in questi anni? Se si vanno a recuperare per fare un confronto i primissimi Fast and Furious, c'è da spaventarsi. Dall'attore muscolare che era agli inizi, Vin Diesel è diventato questo manzo gonfissimo, ormai privo di veri muscoli, che più che incutere paura, incute tenerezza, e che è fissato con la famiglia di su, la famiglia di giù, la famiglia sinistra, la famiglia destra, e che più ne ha più ne metta. Però ormai Dominic Toretto è diventato una sorta di icona del trash action. Ecco, sì, Fast and Furious secondo me è più trash action che action puro. Quindi fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa pensate di quello che ho detto, e se considerate Fast and Furious un cult, se lo apprezzate, se vi piace, oppure se lo detestate. Io so perfettamente che stiamo parlando di film intrattenimento, ma secondo me è un intrattenimento fin troppo esagerato e decontestualizzato, e mi dispiace che ormai i film action siano diventati questo. Quindi quello che avevo da dire sull'argomento io l'ho detto, io vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito, vengo tanto ma tanto ma tanto bene, mi raccomando, cerchiamo di creare una discussione costruttiva nei commenti sotto al video. Aspetto troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.